studenti, una delle preoccupazioni che più mi stanno a cuore è far capire loro che le opere d'arte non nascono nel vuoto, non sono il frutto di una genialità isolata, di una creatività che nasce da nulla. Le opere d'arte sono profondamente incarnate in un vissuto che è fatto di stanze, di sofferenze, di travagli, che sono i luoghi, che sono i boschi, che sono le città, che sono le comunità. Senza di questo noi non capiamo nulla, non ha senso, non ha valore. E notate bene che questo è un messaggio che non si passa più. Quello che abbiamo cercato di fare qui a Prato, non per vanità, ecco, ma proprio perché ci credo a queste cose, è per me un'esperienza molto importante, non solo appunto individualmente, ma per il lavoro che faccio per l'università che rappresento, l'università di Firenze, siamo sempre più chiamati alla terza missione, sembra che dobbiamo sopperire noi a una società che non crea più posti di lavoro, che dobbiamo forse inventare noi. Io non la penso così, credo che noi dobbiamo formare onestamente, dare gli strumenti e mettere in grado i giovani di affrontare con professionale, con sanità, competenze storiche, contenuti, i mestieri che possono attendere. Quindi aver trovato nel comune di Prato un interlocutore così ricettivo e pronto a scommettere per me è stata una cosa molto importante e vi sono molto grato al sindaco, all'assessore, ma vorrei ringraziare già da subito Rita Jacopino, Francesco Procopio, tutto lo staff straordinario di questo museo. Un secondo punto di grande soddisfazione è aver lavorato con Cristina Agnoni, di aver ripreso un percorso condiviso, lei è funzionaria territoriale, da un giorno non ne avrete più queste figure, ho paura. Ma cosa sono legato con Cristina Agnoni in questi anni del Prato? Se non ci fossero no, le superintendenze, non solo lì a mettere i bastoni in parte monte, non è mica più qua. Cristina Agnoni lo incarna, lo rappresenta. Anche perché, sì, diciamo, anche tutti fanno mostre, non vogliono che le mostre, ma queste mostre per cui hanno lavorato con Cristina hanno un senso legato ai luoghi, a un territorio, un museo che non è chiuso, no? Che si allarga, che dialoga con la diocesi, con il museo del Duomo, con i luoghi, con la storia della città. Questa è stata Officina Pratese, un percorso di 4 anni fa, importante, che è coinciso con l'apertura del palazzo. Dopo 4 anni, legati da una cintola, è di nuovo un fuoco stop su un periodo intorno al 1300, quando il mito della cintola coagula intorno a sé la crescita impetuosa di una città. Questa mostra è una mostra, una scommessa forse un po' azzardata, speriamo di averla vinta, poi giudicherà pubblico, erano gli studiosi, perché è azzardata? Perché gioca su più livelli, voi la potete leggere in tanti modi. E la mia intenzione soprattutto voleva essere, come abbiamo fatto con Cristina nel 400, facciamo capire che il 300 è stato un grandissimo secolo per Prato, in questo museo del Politico Giovanni da Milano è per me l'opera in assoluto più importante. C'è una Santa Caterina che esibisce la cintola più profana, più bella di tutto il 300 italiano. Per dove era fatto quel volontario? Per l'ospedale, per il pellegrinaggio, il luogo della sofferenza, e in una città che era debole sul fronte dell'autorità civile e religiosa e che aveva bisogno di miti, bisogno di immagini, bisogno di affermarsi, e così quel politico per più straordinario di tutto il 300, nessun ospedale in Italia poteva avere un'infermeria o un politico. Ma quanti visitatori lo capiscono e lo sanno? E allora, coraggio, dobbiamo comunicare e spiegare. Io spero che questa mostra, chi la vede, impari delle cose, ecco, da una parte, e provi delle emozioni, ma delle emozioni che scaturiscono dalla conoscenza, dalla comprensione. Perché più livelli? Perché si vuole mettere il fuoco su questo momento storico? Ma al tempo stesso c'è una diacronia che arriva fino a tutto il Settecento. Vedrete l'epilogo della mostra, mostra fastosamente quello che era la ritualità tanto barocca, fastosissima, di esibizione e allestimento della cintola. E allora uno impara, percorre i secoli, impara le differenze.
Scusate, io sono sgomento spesso anche di fronte ai miei studenti, si furono i secoli uno sull'altro, ma com'è possibile? Cioè la nostra storia, no? È straordinaria, perché è fatta di tappe fortissime. Questa mostra aiuta secondo me a leggere tante cose. Sono 7 sezioni, voi le percorrerete, vedrete c'è un incipit diradato, vasto, è la ricostruzione di una bala del 300 di Bernardo Dati, documentata, bravo la predella, che è l'altra seconda gemma del museo, la prima narrazione di questo genere, di tutta il romanzo quasi, no? Di questa ammirazione del bacino, di nascosto, del segreto, della Terra Santa, Prato. Finalmente unita con l'altra predella, con le storie dell'altra migrazione avventurosa del corpo di Santo Stefano, il sepolto, riscoperto, portato a Costantinopoli, a Roma, per congiungersi con San Lorenzo. Due paralleli, Prato e Roma. E poi la tavola del Metropolitan, che per la prima volta arriva a Prato, e il tentativo di far capire che l'uomo di Prato del 300 c'era una delle tavole più importanti, la prima che presentava morte e assunzione della Vergine, la cintola, che non è, è il tramite tra Dio e l'uomo, no? È qualcosa che è polisemico, insomma, che è, tra l'altro divertitevi, guardate poi tutto l'escursus seguente nel 4-500, questa cintola, alle volte, come in Bernardo Dati, è dritta dalla mano della Vergine a Tommaso, tesa, no? Salda, no? A dire, no? Proprio c'è una discendenza, c'è un ancoraggio, un'ancora fortissima. Altre volte oscilla e Tommaso la insegue, trepidante, la sfiora per dispetto, ha paura di afferrarla. E poi più avanti, specie a Prato, Filippo Libio, ma vedete ancora, la Vergine, che la dava di lato in segno di benevolenza, la porge con entrambe le mani, esattamente come il celebrante che la mostrava da fin tanto che a metà 600 non si è deciso di mettere una teca di cristallo, tra l'altro restaurata, di quello dell'opificio presentata, se non sbaglio, per la prima volta, pubblicamente ora. Quindi c'è tutta una sinergia, qui lo voglio sottolineare, vi tenterei per 2 ore a ringraziare quello che è stato fatto, il Metropolitan, Castelli, che è qui tra di noi, che scrisse, se ci hanno aiutato sui prestiti, i musei vaticani che ci hanno concesso e si ritroveranno un rimontaggio finalmente in ordine di queste storie, sì. Un passaporto stupendo, insomma ne avranno beneficio anche loro e dovranno essere recati al comune di Prato, anzi fate fare una mostra ai musei vaticani sulla cintola e Prato perché un debito ce l'avete loro, un credito ce l'avete e mi occorrerebbe ringraziare tanta gente, vorrei soltanto un fatto. L'abbiamo curata in Cristina, ma l'abbiamo curata in tanti. Nel catalogo ci sono 7 saggi, ci sono 5 grandi pratesi, studiosi e conservatori, il più bravo delle tanto. Tutti questi 5 li voglio ringraziare perché sono co-curatori con noi di questa mostra, dove insomma e Marco Ciacchi, e poi l'ufficio delle letture, Isabella Lati Ballerini, che pure era stata sovrintendente dell'ufficio. Diana Toccafondi, a cui dobbiamo questo titolo, legati da una cintola, e l'altra triste, Claudio Cerretelli, che si è collegato, e come Don Renzo, ecco, persone di infinita scienza che hanno nutrito questo catalogo, le ricerche che l'hanno accompagnato. Io non vorrei tediarvi più a lungo, in realtà la mostra è questo ed è tante altre cose, è una mostra iconografica sulla sua cintola, è una mostra per esplorare le realtà di fede, per conoscere la storia di Prato, un mito identitario, un ballato dal 200 al 700, è una mostra sul grande 300 a Prato, è anche una mostra su Bernardo Dati, che viene proposto con forza, come narratore, un po' accumulatore, perché le storie di Santo Stefano, le storie della cintola sono i suoi capolavori, quasi cinematografici, dovete soffermarvi, inseguire tutti i dettagli, i gesti, gli avvenimenti, i silenzi, le pause. Insomma, vi lascio alla magia delle opere. Grazie.